Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 2021, pronti per il Gran Premio d'Australia con la nostra sportiveggiante. Campionato tesissimo, signori, complicatissimo per tanti piloti. C'è tanto in ballo, campionato costruttori, campionato piloti. Dalla prima alla quarta posizione, insomma, può cambiare tutto. Noi abbiamo fatto le prove libere di merda, vorrei tra l'altro sottolineare. Quindi molte problematiche qui in... sul circuito australiano. Vediamo un pochino di mettere della componentistica fresca. Può essere che era pure quella che un po' ci ha... non lo so. Secondo me fino a un certo punto, perché diamo proprio la freschezza. Beh, signori, proviamo. Proviamo a vedere cosa riusciamo a combinare qui a Melbourne. Attenzione. Mamma mia quanto perdiamo lì. Niente da fare, signori, si vedeva dalle qualifiche, dalle prove libere che sarebbe stato molto molto sofferto, ma ancora peggio, ancora peggio. Tra l'altro qui si è staccata la rec. Tacci sua. Abbiate pazienza, stavo ricollegando la cam, che spero che non muoia di nuovo. Non bene per noi, ma neanche lontanamente. Mentre lì davanti le Red Bull continuano a macinare come se non ci fosse un domani. Così come il buon George Russell, che con l'Alfa Tauri si prende la quarta posizione, Giovinazzi tra le due McLaren e noi, niente, noi ci attacchiamo un attimo, E vabbè, signori, cercheremo di recuperare un pochino in gara, si spera, ci proviamo, non sarà affatto facile perché, come vi dicevo, già dalle prove libere parecchie difficoltà per noi. Non è proprio il piazzamento in cui speravamo. Ma non preoccuparti, non è la fine. Non preoccuparti, non è la fine del mondo, lo so, questo sì, ma comunque ci siamo in una posizione non certo favorevole per la sportiveggiante. Magari si può azzardare una strategia invertita, così, tanto per provare a cambiare un po' le carte in tavola. Noi puntiamo alla terza posizione. Prima vediamo se c'è stata qualche variazione. Posizioni sulla griglia di partenza. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position, appena davanti a Sergio Perez, che partirà secondo. Nel resto della griglia invece Bottas, Russell, Lewis Hamilton e Gasly, Giovinazzi, Norris, Tsunoda e Daniel Ricciardo, Sainz, la scienziata? Dai, raga, la scienziata, vedi? E questo, vabbè, vediamo se porta fortuna. Mancano solo tre gare. Le dure ci ha messo. Dovrai vincere il campionato piloti, ma dovrai mettercela davvero tutta. Le dure ci ha messo. Sei un imbecille. Mettiamo questa qui. Meno male che abbiamo visto la banda suona il rock. Allora, possiamo fare addirittura 6-9 con la nostra, col nostro stile? 6-9 mi sembra eccessivo, però eventualmente un 7-8 se può pure fa. A livello di benzina andiamone a mettere un pochino meno. E signori, pronti per la gara con la nostra sportiveggiante dalla 12ª piazza. Non benissimo, ma mi raccomando, voi come sempre fate il tifo, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sull'altro sito per le live e sul secondo canale, dove ci sono altre serie in corso, tra cui Horizon, Forbidden West, quindi non ve lo perdete. Dai, signori, pronti, carichi, carichi.
attenzione qui alla prima staccata. Hanno inchiodato in modo clamoroso. Ma non è vero, non ci siamo toccati con Ricciardo. Ci siamo sfiorati. Porco due. Madonna, come stiamo a rischiare staccata, signori. Come stiamo rischiando staccata, ma... nelle fasi iniziali si accodano un pochino troppo i piloti tra di loro, quindi inchiodano malissimo. Mentre noi azzardiamo per forza di cose, siamo anche un po' spinti ad azzardare, perché partendo dalle retrovie, signori, bisogna per forza di cose rischiare. Tra l'altro lì è un peccato lì davanti per quanto riguarda Pierre Gasly, che ormai si è giocato il mondiale, era partito veramente a cannone con la McLaren, ma non ha potuto nulla contro la rimonta importante delle Mercedes e clamorosa delle Red Bull. Gasly che sta facendo un campionato devastante, ma poi le Mercedes sono tornate al loro ritmo e le Red Bull invece hanno fatto un recupero impressionante. Tra l'altro a breve... altre serie in arrivo sul canale, e nel mentre inizieremo anche quella che sarà l'ultima stagione con Formula 1 2021. Mancano ormai poche gare alla fine di questo campionato, poi si riparte subito a cannone. Troppi errori perché sto cercando di spingere, ma un po' troppo. Ricordiamo che abbiamo anche le medie, quindi abbiamo meno aderenza rispetto agli altri, quindi però non vorrei comunque perdermi Norris, perché è importante avere la possibilità di usare il DRS per non perdere il gruppone lì davanti. Ormai lo stiamo perdendo, siamo a più di un secondo di distacco, maledizione. Questo giro potrai usare il DRS. Niente, signori, li ho persi completamente, non riesco minimamente a tenere il ritmo di Norris lì davanti. Oggi seri problemi con la sportiveggiante, non c'è feeling, non so per quale motivo, ma la trovo molto poco rispondente ai comandi. Fortunatamente stiamo per il momento tenendo dietro Tsunoda, ma insomma vedremo se poi magari con le soft riusciamo a cambiare volto all'auto e alla gara, ma per il momento sto soffrendo veramente tantissimo. Non tiene niente. Veramente una sofferenza immane quest'oggi in Australia con la nostra sportiveggiante, che oggi tanto sportiveggiante sembra non essere, perdendo veramente in modo clamoroso. Come detto, vabbè, per carità, pure le gomme un pochino giocheranno a nostro sfavore per il momento, ma mi sembra eccessivo. Anche perché sento proprio da la guidabilità che non ci siamo. Ma non fa niente, signori, perché è quando l'auto che è in difficoltà che noi dobbiamo spingerla ugualmente oltre i suoi limiti, cercando di arginare. Ok, un pochino distanza dal compagno di scuderia, 4,1 secondi. Pure Giovinazzi ci sta svernicia male. Giovinazzi, passami l'assetto, mortacci tua. Ci sono dei gran premi dove effettivamente è molto complicato tirar fuori la potenza dal veicolo.
qui, oddio, non è uno di quelli proprio devastanti, ma a sto giro mi sa che rientra in quelli devastanti, che proprio perdo decimi su decimi. Anzi, strano che Tsunoda qua dietro ancora, mo, per carità, non ci portiamo sfiga da soli, no? Tsunoda, nonostante il DRS, per il momento ancora non ha provato. Vediamo se magari con il cambio pneumatici riusciamo ad andare un po' meglio, anche se mi sto facendo un po' condizionare da quella che non è la perfetta guidabilità del veicolo e di conseguenza sto facendo anche tanti errori io. Errori evitabili. La finestra del pit stop si è aperta. Ma 3 secondi e 8 da Lando Norris, 4 e 6 da Giovinazzi. Speriamo di poter fare qualcosina nella seconda metà di gara. Dovremmo cercare di puntare comunque a fare più punti possibile, perché insomma noi ci stiamo comunque giocando sia il campionato porco 2, nuovo campionato tra l'altro appena indetto, sia il campionato costruttori che il campionato piloti, insomma, per il podio, perché vabbè che matematicamente potevamo ancora essere in corsa, ma sappiamo che recuperare 26 punti a Verstappen che vola, ma soprattutto davanti a noi comunque ci sono Bottas, Gasly, quindi non è che c'è stato solo Verstappen il primo. 4 secondi e 5 di distacco. Ciao cari, ciao cari, ciao cari. Non lo so, signori, non lo so. Veramente, veramente in difficoltà mi sto trovando oggi. Non, ma già dalle prove libere, però io mi sto trovando un po' più in difficoltà dopo che abbiamo fatto alcune migliorie. Come sempre, quella dei freni fuori, esci non, ora. Guarda, porca troia, lo dico ogni volta, non la devo fare più. Non la devo fare più. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Sono alcune migliorie che veramente ti, poi quando vai a riprendere l'auto ti mettono un dito nelle chiappe che sono cose che è meglio non toccare. Ma adesso, signori, abbassiamo la visiera e via, attenzione, davanti a noi sedicesimo Stroll con la Aston Martin che scala la classifica naturalmente, tra l'altro la sta scalando così tanto che è andata a capo e adesso si trova nelle ultime posizioni, ma perché è arrivata così in alto che l'ha scavallata proprio la classifica. Antonio è ai box per la sosta. Levate Stroll, tu devi ancora fermare. Dai, questo qua un po' il traffico potrebbe, ora corri in dodicesima posizione. DRS qua non ce l'abbiamo, cazzo. Levati dal cazzo. Che fa, tampina? dobbiamo essere aggressivi, signori, che qua Norris è a 2 secondi e 8, quindi qualcosina abbiamo recuperato con la sosta anticipata. Mo ho azzardato qua, vabbè, 3 secondi e 1, mo pian piano un pochino riguadagna perché c'è uno Schwarzman che ci sta un pochino dando delle rotture di coglioni. Mm.
Vai. 3 secondi e 2 da Norris, signori. 3 secondi e 2 da Norris. Vai, vai. Cattivi. Attenzione lì davanti, Norris. Hamilton e Giovinazzi. Probabilmente problemi seri per Hamilton, che sta andando pianissimo. Cristo santissimo. Eh no, no, Hamilton, ti devi togliere dal cazzo. Cazzo, se vai piano spostati, bello, no? Che sorpasso. Ma che bello. Oh, tamponavamo. Attenzione lì davanti, Giovinazzi è fatto sverniciare da Norris, okay, proprio. Il distacco è 2,3 secondi. Vai, vai. Vai che là stanno lottando. Un pochino si rallenteranno sicuramente. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. O si tireranno a vicenda, non lo so. Vabbè, dai, con le soft è un'altra macchina. Con le soft è un'altra macchina. C'è sempre... sono alcuni circuiti dove il cambio pneumatici è devastante. Altri dove si sente molto meno, Altri dove le medie reggono. Anzi, forse danno pure un po' di sicurezza in più rispetto alle soft, che magari si degradano molto velocemente. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue. Gli rifili qualche secondo... Guardala come si attaccano, bravi. Qua invece le soft... ti danno un gran bel vantaggio in più. Anche quello, mettendo le medie all'inizio, io un pochino per tenere il passo di quelli con le soft, che è nettamente più veloce. Ho esagerato un po' troppo. Esagerando, andavo un po' lungo, un po' troppo su. Terriccio, erbetta. Cordoli invece, vedi? Poi con le soft, questa è la differenza praticamente. Abbiamo recuperato 2 secondi in un giro e mezzo. Aia, benzina? Ok, noi. E poi ci andiamo a vedere. Stiamo pelo pelo in realtà. È un'altra macchina, signori, è un'altra macchina. Un'altra macchina, un'altra gara. Adesso sì che si ragiona. Adesso sì che la riconosciamo. Dove passiamo? Qua, attenzione. Attenzione qui, che sicuramente faranno qualche troiata. Jesus. In tre non ci passiamo là. Non ci passiamo. Attenzione, stanno sportellando da matti. Mamma mia. Vabbè, quelli là davanti ormai li abbiamo persi, quindi concentriamoci a non tamponare qua magari. Giovinazzi, dai. Dobbiamo superare tutti e due Norris. Io devo superare pure a te però, quindi per bravo. Qua c'ho paura di tamponarli. Attenzione, attenzione. Porca troia. Attenzione. Mamma mia, signori. La bandiera gialla. Gasly, niente. Continua la sfortuna per lui. La pista è libera, bandiera verde. Non ci dobbiamo togliere dal cazzo Giovinazzi, però. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Leva del Giovinà, mi spiace, ma se non vai subito ad attaccare Norris, lo facciamo noi. Ok, signori, giro di studio e di attesa su Lando Norris. Siamo al penultimo giro. Lo infiliamo qui, lo infiliamo qui. Un po' larghi, ma... ok. Splendido, bella mossa.
Ce lo siamo studiati un pochino il buon Lando Norris prima di provare l'assalto su di lui. Con le soft, signori, un altro passo. Davanti a noi George Russell, che comunque ha condotto una buona gara. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Partiva quarto e quarto è arrivato. Arrivato, Dio, ancora non è finita. La vettura che ti precede è 5,4 secondi. Dai, è così, dai, è così. Non è finita, però attenzione, perché Norris qua dietro adesso può usare il DRS. Noi dobbiamo usare la sportiveggianza. Di 5 secondi sulla vettura davanti a te. Vabbè, ho capito. Fare di più. Dobbiamo fare di più ormai, un giro manca, è finita. Sei all'ultimo giro. Ho fatto una remontata clamorosa, per quanto soffertissima la prima metà di gara con le medie assolutamente non all'altezza. Abbiamo tenuto ancora il giro veloce, poi ho studiato un pochino Norris, abbiamo recuperato un pochino di benzina. Par figlio di puttana. Hamilton ha appena registrato il miglior tempo. Porca la troia. Con quale bastardaggine. Quello sarà andato ai box a sistemare. Probabilmente aveva rotto l'alettone o fatto qualcos'altro del genere per aver sistemato. Immagino sia stato quello. E vabbè, niente, giro veloce. Questo è quanto. Pazienza. Abbiamo rinunciato a quel punticino, ma Max Verstappen, niente, mi sa che secondo mondiale consecutivo per lui. Noi comunque non ci possiamo ritenere scontenti, cioè ci possiamo ritenere soddisfatti in realtà oggi, perché da come si era messa con le medie, veramente tragica. Poi c'è stato il cambio radicale con le soft, che abbiamo guadagnato tantissimo, abbiamo recuperato tanto, siamo riusciti a superare una gara stupefacente. Anche il nostro compagno di scuderia, Norris, poi Hamilton e Gasly sono ritirati in fondo. E i suoi sforzi Red Bull sono stati ripagati. Vola, hanno ormai vola. Un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non ci possiamo Max lamentare, come Verstappen detto, dai. Stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Passando al Madonna, 1.19.3 ha fatto. Cade la tua scelta. Direi Hamilton, noi avevamo fatto 1.19.8. Era il miglior tempo. Oggi, ma credo che lui sia stato l'unico a sfruttare a pieno il proprio potenziale. Vediamo che poi guarda che stronzo. La classifica del campionato. Il punto neanche se lo prende, perché stava dopo i 10. Ancora i punti di vantaggio. Nel frattempo, Aston Martin scala la classifica. Come è giusto che sia. Risultato eccellente di questo weekend. Come è giusto che sia. Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. E niente, signori, Gasly si è affondato totalmente dalla prima posizione, adesso è in seconda, diciamo, a pari merito con Valtteri Bottas. Mancano due gare, 25 punti di distacco tra il primo e i secondi in questo caso. Noi siamo a 38 punti, non so se riusciremo ad arrivare a podio, dipende se la sfortuna di Gasly prosegue, può essere, può essere. Mentre campionato costruttori siamo terzi, andiamo a guadagnare un pochino di punti ancora su McLaren, non lo so quanto stavamo di distacco prima, mentre Red Bull, vabbè, se l'è vinto il campionato costruttori, quello piloti, insomma, mo vediamo. Va bene, andiamo avanti. È stata effettivamente un doppio gran premio, prima metà, seconda metà. Come pensi siano messi gli avversari questa stagione? Vabbè, stanno andando molto bene, ce ne sono tanti. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? Ma in realtà ci siamo solo sfiorati. Non è successo niente di che, signor. Non faccia così. Domande del cazzo, vado a cagare, no? In amicizia, sempre, sì, chiaro. Comunque. Bene così, signori, bene così. Andiamo a vedere se riusciamo a fare qualche ricerchina e sviluppo, perché mi sa che era fallito qualcosa lato... Allora, rinnova sponsor, no, questi qua sì, perché li avevamo ricambiati, qua metti questo, qua va bene, la sportiveggiante è lì, ma insomma,
sono molto vicini, abbiamo livellato tutto, non è che si possono fare miracoli. Qua stiamo aspettando l'ultima miglioria, qua abbiamo fatto tutto, lato motore abbiamo fatto tutto, stiamo aspettando queste qui che dipende dalla casa madre. E resistenza, vabbè, l'unica cosa che possiamo fare è questa. Fa vedere se aveva fallito qualcosa, no, in realtà pare di no. Turbo. Quant'è? 1.700, non ce li ho spicci. Questo qua lo possiamo fare. Eppure questo in realtà. Facciamo questo, va. Poi vabbè, stiamo preparando per la prossima stagione. Però ormai è praticamente tutto livellato. Signori, noi ci vediamo al prossimo Gran Premio, che è Gran Premio d'Arabia Saudita, che è la prima volta che lo facciamo. Mi sa di sì. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in... Il reparto mi dice di ringraziarti per il tuo aiuto. Ok, sarà... Cioè, ringraziate, fate bravi. Noi ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Si va a Jeddah. Sì, la prima volta che facciamo questo circuito, quindi boh, vediamo cosa riusciremo a combinare. Ma voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale, eccetera, eccetera. Alla prossima, ragazzuoli. Saluto a tutti da quel taleale. Thank you.